Buongiorno e bentornati sul mio canale. Per il Natale 2023 ho deciso di preparare per voi un bel panettone pistacchione. È tantissimo tempo che mi state chiedendo una ricetta per preparare il panettone al pistacchio e finalmente mi sono decisa. L'impasto che prepareremo è del tutto simile al panettone al cioccolato dello scorso anno che avete adorato e che è venuto bene a tutti. Quindi l'impasto è molto simile a quello con qualche piccola variante per renderlo più pistacchioso, ovviamente. E poi prepareremo una bella farcitura e una glassatura al pistacchio. Prima di iniziare, soltanto qualche informazione. Nell'info box, nella descrizione di questo video, troverete la lista degli ingredienti di questa ricetta e tutti quanti i tutorial che vi possono servire per organizzare bene la tabella di marcia, per capire quale stampo va utilizzato, dove ordinarli, per capire come rinforzare bene il lievito madre. Insomma, tutte quante le informazioni che vi servono per preparare questa ricetta le trovate nell'info box nella descrizione sotto a questo video. Ho inserito anche il link di tutti quanti gli strumenti utili per prepararla, quindi se cercate lo stampo, il termometro, qualsiasi cosa, trovate tutto quanto in descrizione. Prima di impastare, mi raccomando, studiate bene la ricetta, preparate bene i vostri lieviti e quando sarete pronti potrete partire insieme a me e preparare un meraviglioso panettone pistacchione. Siamo pronti per cominciare? Ok, partiamo! Nella settimana che precede l'impasto prepariamo a puntino il nostro lievito madre. Se non sapete come si fa, seguite le indicazioni che vi ho lasciato nel tutorial qui sotto in descrizione. Arrivati al giorno dell'impasto, procediamo così. Alle ore 8 facciamo il primo rinfresco al nostro lievito madre. Rinfreschiamo una piccola quantità, 20 g di lievito con 20 g di farina, 10 g di acqua, lasciamolo raddoppiare a temperatura ambiente. A mezzogiorno facciamo il secondo rinfresco al nostro lievito madre. Rinfreschiamo sempre una piccola quantità, 20 g di lievito, 20 di farina e 10 di acqua. Di meno non si può perché non si riesce ad impastare. Lasciamolo sempre a temperatura ambiente e facciamolo raddoppiare di volume. Alle ore 16, terzo e ultimo rinfresco al nostro lievito madre. Questa volta rinfreschiamo 30 g di lievito con 30 g di farina e 15 g di acqua. E questa volta mettiamolo nel forno con la lucina accesa. Dovrà triplicare di volume in 4 ore. Se alle 8 sarà triplicato, potremo procedere con l'impasto. Se invece non fosse così, il giorno successivo dovremo ripetere questi 3 rinfreschi. Quindi alle 4 rinfreschiamo il nostro lievito madre, mettiamolo nel forno con la lucina accesa. Sempre alle 4 tiriamo fuori dal frigo 80 g di burro e lasciamolo a temperatura ambiente. E poi mettiamo in frigorifero il cestello, il gancio e la foglia, così saranno belli freddi quando li utilizzeremo nell'impasto. Nella mia cucina sono quasi le 8, il mio lievito è quasi pronto. Nel frattempo inizio a pesare tutti quanti gli ingredienti che mi occorreranno per l'impasto. Per il primo impasto del panettone pistacchione ci serviranno 80 g di burro a pomata, quindi morbido ma non fuso. Vi consiglio di utilizzare burro di panna da centrifuga. 220 g di farina tecnica per panettoni. Come riferimento potete tenere la W che si trova sui sacchetti. Vi servirà una farina che abbia una W compresa tra i 330 e i 350. Ci serviranno 100 g di acqua, 80 g di zucchero, 54 g di tuorli, che sono all'incirca i tuorli di 3 uova medie. Poi 65 g di lievito madre rinfrescato 3 volte e triplicato di volume. Il mio ancora non è perfettamente triplicato, quindi adesso attenderò che raggiunga il livello giusto per iniziare l'impasto insieme a voi. Finalmente il mio Valentino è pronto per partire. Ok, 1, 2, 3, si parte! Montiamo il cestello sull'impastatrice e la foglia. Mettiamo nel cestello tutta l'acqua, lo zucchero, il lievito madre a pezzi. E adesso iniziamo a sciogliere bene il lievito madre. Mentre l'impastatrice gira, inseriamo anche la metà dei tuorli. Poi iniziamo ad inserire gradualmente la farina, sempre impastando con la foglia. Quando avremo inserito tutta quanta la farina, fermiamo la macchina, togliamo la foglia e inseriamo il gancio. Adesso riprendiamo ad impastare e andiamo ad incordare l'impasto. Esattamente in 5 minuti il mio impasto sta già incordando. Piano piano si sta arrampicando sul gancio. Eccolo qua. Adesso piano piano andiamo ad inserire la seconda dose di uova. Facciamolo in 3 riprese. Questa qui è la seconda. Poi inseriremo la terza. Ok,
adesso andiamo ad inserire la terza e ultima parte di uova. Tra una dose e l'altra cerchiamo di non perdere l'incordatura. Quindi facciamo incordare e poi dopo proseguiamo. Ok, possiamo iniziare ad inserire il burro un pezzetto per volta. Quindi mettiamo il primo pezzetto, facciamolo assorbire bene e poi procediamo con i pezzetti successivi, piano piano, un pezzetto alla volta, cercando di non perdere mai l'incordatura. Questo che cosa vuol dire? Che se l'impasto si riammorbidisce sul fondo del cestello, aspettiamo che riprenda l'incordatura per inserire i pezzetti successivi. Ho appena inserito l'ultima dose di burro e ho aumentato la velocità dell'impastatrice, così adesso l'impasto finirà di incordarsi per bene e poi lo metteremo a lievitare. Un piccolo consiglio: mi raccomando, se il vostro impasto dovesse fare fatica ad incordare, fate delle pause. Potete anche prendere tutto il cestello, metterlo in frigorifero per 30 minuti, così raffreddandosi incorderà più facilmente. Se i tempi si allungano, mi raccomando, ogni tanto toccatelo col dito l'impasto per essere sicuri che non si stia surriscaldando. Se avete un termometro a sonda, infilatelo ogni tanto nell'impasto per essere sicuri che la temperatura sia corretta. Non lo fate mai scaldare oltre i 28 gradi, mi raccomando. Se si stesse surriscaldando, prendete tutto il cestello e mettetelo in frigorifero a fare una pausa. Ed eccolo pronto! Adesso rovesciamolo sul piano di lavoro leggermente imburrato. Divertiamoci a fare la prova a velo perché è la cosa più divertente del mondo. Comunque l'ho chiuso in 30 minuti esatti, veramente è un impasto facile facile questo. Eccola qua, ecco qui il mio bel velo, eccolo qua, bello bello. Adesso facciamo appena qualche piega, una piccola pirlatura, ecco qua. E spostiamo l'impasto nel contenitore che useremo per la lievitazione. Come vedete, ho imburrato un contenitore con le pareti dritte per riuscire a monitorare bene la lievitazione che farà il mio impasto. Allora mettiamo al suo interno l'impasto, con un elastico andiamo a segnare bene a che livello arriva. E adesso copriamo il contenitore e mettiamolo a lievitare nel forno con la lucina accesa. Se avete la camera di lievitazione la potete impostare più o meno sui 27 gradi. Potremo procedere con la ricetta quando il nostro impasto sarà triplicato di volume dal segno che abbiamo fatto. Prima di andare a letto prepariamo in una ciotolina l'emulsione aromatica che andremo ad inserire domani mattina nel secondo impasto. Mettiamo nella nostra ciotolina 16 g di miele, poi i semi di una bacca di vaniglia oppure 2 cucchiaini di estratto di vaniglia come ho fatto io. Poi la buccia di un'arancia e quella di un limone grattugiata. Visto che qui a Roma non trovo mai le arance biologiche e i limoni biologici, viene in mio aiuto la pasta d'arancia. Io ne preparo sempre in grandi quantità proprio per questo motivo. Ecco qui, un bel cucchiaio colmo di pasta d'arancia andrà benissimo se anche voi come me non trovate arance e limoni biologici. Adesso mescoliamo tutto con cura, poi copriamo e mettiamo in frigorifero fino al momento di utilizzarlo domani mattina. Adesso sì, possiamo andare a letto tranquilli. Ci vediamo domani per procedere con il secondo impasto. Buongiorno, avete dormito bene? Eravate in pena per i vostri impasti? Dite la verità. Allora, che cosa dobbiamo fare il mattino successivo? Quando ci alziamo andiamo a controllare il nostro impasto nel forno con la lucina. Se ancora non fosse triplicato, non vi preoccupate, lasciatelo lì, dategli il tempo di triplicare di volume. Nel frattempo, quando l'impasto sarà a buon punto, iniziamo a tirare fuori dal frigo il burro. Ci servono ancora 80 g di burro a pomata per il secondo impasto, quindi tiriamolo fuori, lasciamolo a temperatura ambiente e mettiamo in frigo il cestello, il gancio e la foglia della planetaria. Non appena l'impasto sarà pronto e triplicato di volume, come vi mostro in questa fotografia, prendiamolo dal forno con lucina, mettiamolo a raffreddare in frigorifero per 30 minuti. Dovrà essere freddo prima di procedere con il secondo impasto. Mentre il primo impasto in frigo si raffredda, andiamo a preparare e a pesare tutti quanti gli ingredienti che ci occorreranno per il secondo impasto
impasto del nostro panettone pistacchione. Per il secondo impasto utilizzeremo quindi 80 g di burro a pomata, 80 g di farina, la stessa di ieri, 50 g di zucchero, 3 tuorli di uova medie che sono all'incirca 54 g, un cucchiaino di sciroppo di malto che sono all'incirca 5-6 g. Se non lo trovate non vi preoccupate, omettetelo pure dalla ricetta. Poi un cucchiaino raso di sale che sono all'incirca 5 g, l'emulsione di aromi che abbiamo preparato ieri sera e 30 g di farina di pistacchi. Se non trovate proprio la farina potete anche comprare dei pistacchi o la granella di pistacchi oppure dei pistacchi non salati e tritarli finemente. Questi sono tutti gli ingredienti, il mio impasto è triplicato e anche raffreddato. Possiamo procedere con il secondo impasto del nostro panettone pistacchione. Eccomi pronta per procedere, ecco qui il mio impasto triplicato, bello bello e bolloso. Adesso versiamolo tutto quanto nel cestello, eccolo qua. Opla. Guardate che bolla! Montiamo la foglia, iniziamo ad aggiungere il mix aromatico, il malto e tutta la farina. Io per abitudine inizio sempre gli impasti con la foglia e poi inserisco il gancio, ma in questo caso potete anche direttamente utilizzare il gancio per tutta quanta l'incordatura del secondo impasto. Mi raccomando, non inseriamo gli ingredienti successivi finché non avremo incordato il nostro impasto. Nell'attesa andiamo a mescolare insieme lo zucchero con le uova e lavoriamoli con la forchetta. Eccolo qui, sta incordando come vedete. Adesso iniziamo ad inserire uova e zucchero in piccole dosi, quindi una piccola parte, facciamola amalgamare bene, riprendiamo l'incordatura e poi inseriamo la dose successiva. Piano piano, senza nessuna fretta. Dopo aver inserito tutte quante le uova con lo zucchero, andiamo a fare un'altra operazione. Andiamo a mettere il sale nel burro e andiamolo a lavorare bene, nell'attesa che l'impasto sia incordato. Solo dopo lo andremo ad inserire. Quei pezzetti che vedete girare qui all'interno dell'impasto sono delle piccole scorzette d'arancia che mi piace lasciare all'interno della pasta d'arancia. Non sono dei canditi, in realtà sono delle scorzette nella pasta d'arancia. Se cercate la ricetta per fare una buona pasta d'arancia fatta in casa, vi lascio il link qui sotto. La mia è una pasta al mandarino, ma è la stessa ricetta anche se la volete fare, se volete fare la pasta d'arancia. Mi raccomando, non abbiate fretta, se serve fate una bella pausa mettendo tutto quanto il cestello in frigorifero, ogni tanto toccate l'impasto oppure misuratelo col termometro, insomma non lo fate surriscaldare e soprattutto non abbiate fretta di inserire il burro finché non si sarà formata una bella maglia glutinica in grado di assorbirlo. Nel secondo impasto il pericolo crema pasticcera è sempre all'agguato, quindi cerchiamo di seguire tutti quanti i passaggi meticolosamente, senza fretta. Allora, il mio impasto è quasi pronto per il burro, come vedete sta praticamente incordando, e vi do un'indicazione oraria, sto lavorando l'impasto da 25 minuti, ecco, magari vi può essere utile questa indicazione. Allora, inizio piano piano ad inserire la prima dose di burro. Facciamolo a bassa voce, non si deve accorgere l'impasto che lo stiamo inserendo. Quando sarà ben assorbito il primo, facciamo incordare di nuovo e poi andiamo ad inserire la seconda dose. Tutto il burro è stato inserito, adesso lasciamo lavorare bene l'impastatrice finché tutto l'impasto non si sarà attaccato sul gancio pulendo le pareti del cestello. Se non avete avuto fretta di inserire tutti gli ingredienti insieme, adesso questo passaggio vi richiederà poco tempo. 35 minuti esatti e il mio impasto è praticamente pronto. Mancano soltanto le sospensioni finali, ma prima facciamolo incordare. Eccolo qua, è praticamente pronto.
ad impasto ultimato andiamo ad aggiungere le nostre sospensioni. Chi vuole può inserire adesso i canditi e l'uvetta, fare qualche giro e fermare la planetaria. Nel mio caso invece, e quello che vi suggerisco di fare per avere un impasto pistacchioso, andiamo ad inserire la farina di pistacchi, eccola qua, facciamo qualche giro e ci fermiamo. Ecco fatto, solo qualche giro perché mi piace l'idea che all'interno della fetta ci siano dei punti un po' striati di farina di pistacchio, quindi una distribuzione non perfettamente omogenea secondo me è più bella al taglio del nostro panettone. Adesso, una volta che avremo ultimato l'impasto, lasciamolo così scoperto, però mettiamolo nel forno con la lucina accesa a riposare per un'oretta e poi procederemo con la laminazione. Oggi vi voglio far vedere anche questo passaggio che viene utilizzato quando si fanno i panettoni, che aiuta ad ottenere una mollica più filante e alveolata. Dopo aver fatto riposare l'impasto andiamo ad imburrare con cura il piano di lavoro. Dopo aver imburrato il piano andiamo a rovesciare l'impasto sul piano e sempre con le mani imburrate andiamolo lentamente ad allargare in questo modo. Cerchiamo di afferrare il centro dell'impasto e poi piano piano andiamolo ad allargare. Il più possibile, senza romperlo ovviamente. Dopo averlo allargato bene ed è arrivato oltre i confini dell'inquadratura, lasciamolo asciugare all'aria per 30 minuti. Quando sarà trascorso il tempo di riposo, sempre con le mani imburrate, andiamo a fare una piega a 3 sul nostro impasto, quindi la parte bassa la portiamo verso il centro e la andiamo a coprire con la parte alta. 1 e 2. È normale assolutamente se si rompe in qualche punto, soprattutto se state maneggiando un impasto molto grande, non vi preoccupate assolutamente. Adesso questa lunga striscia di impasto la andiamo ad arrotolare su se stessa in questo modo. Adesso sempre con le mani imburrate andiamo a fare qualche piega. Ecco fatto, dopo aver fatto qualche piega, procediamo con la prima pirlatura. Ecco qua. Adesso lasciamo riposare il nostro impasto per 20 minuti, poi procederemo con la seconda pirlatura e poi lo metteremo a lievitare nel suo stampo. Eccomi per la seconda perlatura, ho già preparato il mio stampo, ci serve per questa ricetta uno stampo da 1 chilo, so che questa cosa degli stampi, della capienza e della misura vi getta nel baratro più assoluto. Ho fatto un tutorial dove vi spiego bene come calcolare la misura degli stampi, quanto impasto metterci dentro. Comunque per la ricetta di oggi ci serve uno stampo da 1 chilo, lo potete scegliere di quelli alti oppure di quelli bassi, come volete voi. Allora adesso sempre con le mani imburrate facciamo la seconda pirlatura, quindi andiamo ad arrotondare bene l'impasto, guardate le bolle che già si vedono, bellissimo, basta, non esageriamo, è divertente pirlare ma non dobbiamo esagerare. Adesso solleviamo il nostro impasto, chiudiamo bene il culetto sotto, andiamo a strizzare un po' il culetto e andiamolo ad appoggiare all'interno dello stampo. Ecco qua. Per chi volesse fare dei panettoni più piccoli potete fare lo staglio, quindi potete dividere l'impasto in più parti prima di fare le pirlature, quindi dopo la laminazione potete pesarlo, dividerlo nei pezzi che desiderate voi e poi procedere con le pirlature sui singoli pezzi che avete diviso. Piccola dritta, io appoggio sempre il panettone su una teglietta di quelle per la pastiera, per capirci, così è più facile manovrarlo per metterlo nel forno, tirarlo fuori dal forno, e poi perché l'alluminio di questa teglia non fa bruciare la parte sotto del panettone. A me spesso si brucia la parte sotto del panettone, forse sarà il mio forno, non so. Se capita anche a voi, provate a cuocerlo direttamente appoggiato su una teglietta di queste qui di alluminio. Ok, allora adesso lasciamo lievitare il nostro panettone pistacchione finché non sarà arrivato al bordo, quindi quando la cupola sarà para con il bordo dello stampo. Quindi adesso copriamolo e rimettiamolo nel forno con la lucina accesa.
Utilizza la camera di lievitazione e la può impostare sui 27-28 gradi. Ed eccoci finalmente arrivati al momento della cottura. Il mio panettone ha raggiunto con la cupola il bordo dello stampo e quindi posso procedere, lo posso cuocere. Allora, togliamo la copertura che avevamo appoggiato sopra il nostro panettone e lasciamolo scoperto all'aria almeno per un quarto d'ora, così si formerà una bella pellicola superiore. Nel frattempo iniziamo a riscaldare il forno a 160 gradi e posizioniamo la griglia nel ripiano più basso del forno, lì che dovremo appoggiare il nostro panettone. Mi raccomando, non lo mettete troppo in alto, altrimenti crescendo si potrebbe attaccare alla resistenza superiore. Adesso andiamo ad incidere la superficie del nostro panettone. Non faremo la scarpatura oggi perché tanto lo dovremo glassare, quindi ci risparmiamo la fatica. Andremo a fare una semplice incisione a croce. Andiamo ad incidere soltanto la pelle superiore. Non dobbiamo affondare la rama. Adesso appoggiamo un fiocchetto di burro proprio al centro del nostro taglio a croce e poi inforniamo il nostro panettone pistacchione. Inforniamo il nostro panettone nel ripiano più basso del forno e lasciamolo cuocere per 45 minuti a 160 gradi. Dopodiché, velocemente apriamo il forno, infiliamo la sonda del nostro termometro nel cuore del panettone e poi richiudiamo il forno velocemente, lasciando fuori ovviamente il termometro e monitoriamolo. Non appena la temperatura del nostro panettone al cuore raggiunge i 94 gradi, lo dovremo sfornare. Questo qui è il modo migliore per capire la cottura del panettone. Per chi non possiede un termometro, considerate che per cuocere questo panettone occorreranno all'incirca 50-55 minuti a 160 gradi. L'unico modo che avete, se non avete il termometro, è, trascorso questo tempo, di inserire uno spiedino fino nel cuore del vostro panettone per essere sicuri che al cuore sia asciutto. Però io vi consiglio vivamente di comprare un termometrino a sonda, perché dopo tutta la fatica che facciamo per preparare questi panettoni, vale la pena, vale la spesa essere sicuri di sfornarli al momento giusto. Mentre aspettiamo che il nostro panettone sia cotto, prepariamo anche una pentola nel quale lo andremo a capovolgere, dei ferri da calza oppure lo spillone fatto apposta per girare i panettoni e uno spiedino per avviare i buchi. Tutto quello che ci servirà quando tireremo fuori il panettone e quando velocemente lo dovremo infilzare per girarlo e metterlo a raffreddare capovolto. Eccolo qui appena sfornato, adesso velocemente con lo spiedino avviamo i buchi, gesto secco, uno e due, ok. Poi velocemente infiliamo i ferri da calza, gesto secco, uno, secondo ferro, gesto secco, due e poi andiamo a girare, qui brucia, opla, e lo mettiamo capovolto. Dopo averlo capovolto, e mi raccomando facciamolo rapidamente, copriamolo con un panno da cucina e lasciamolo raffreddare completamente coperto. Durante la cottura ovviamente monitoriamo il nostro panettone. Se notiamo a metà cottura che la superficie superiore inizia a colorarsi troppo, copriamola. Apriamo velocemente il forno, copriamo il nostro panettone e richiudiamo. Adesso lasciamo raffreddare completamente i nostri panettoni e dopo ci occuperemo della farcitura, della glassatura e vi dirò anche qualcosa sulla conservazione di questo panettone. Eccomi tornata, il mio panettone pistacchione finalmente è freddo e lo posso andare a rimuovere dalla pentola. Adesso che si è raffreddato, possiamo procedere con la farcitura e con la glassa. Per la farcitura mettiamo in una ciotolina 150 g di mascarpone e 150 g di crema al pistacchio. Ovviamente, più la crema al pistacchio sarà buona e più sarà buona la vostra farcitura. Adesso andiamole a frullare con uno sbattitore elettrico. La nostra farcitura è pronta, adesso assaggiatela. Per me è perfetta così. Se la volete più dolce potete aggiungere dello zucchero a velo nella quantità che desiderate voi. Adesso con il manico di un mestolino andiamo a fare dei buchi sulla superficie del nostro panettone. Andiamo proprio a bucare il nostro panettone, cerchiamo di farlo in maniera regolare. Ecco, io ne faccio prima 4 e poi altri 4, in modo che in ogni fetta ci sia un bel po' di farcitura. Adesso andiamo ad inserire la nostra farcitura in una sac à poche con il beccuccio lungo e andiamo a farcire il nostro panettone. Sì, lo so che vi state leccando le dita, è una cosa assolutamente prevista, anzi obbligatoria, durante la preparazione di questa ricetta.
Allora, dove ho fatto i miei buchi? Su tutto il contorno. Sono partita dalla croce, ne ho fatti prima 4 sulla croce, poi altri 4 e poi altri 4 piccolini al centro. Dopo averlo farcito, procediamo con la glassatura. Prima di glassare il nostro panettone, come vi ho fatto fare anche con il panettone al cioccolato, io vi consiglio di coprire la parte intorno, quindi la parte della carta del vostro panettone. A me non piace molto esteticamente la glassa che va tutta quanta sopra la carta, ecco, non mi piace molto, quindi di solito prima di glassare lo vado a coprire. Potete farlo con un pezzetto di carta forno oppure con un pezzetto di argento, come preferite voi. Ecco, vado proprio a rivestire il contorno e lo tengo con un pezzetto di scotch di carta. Ok, il mio panettone è pronto per ricevere la glassa. Per la glassa sciogliamo a bagnomaria 200 g di cioccolato bianco. Ecco qui, adesso aggiungiamo 30 g di crema di pistacchio. Andiamo a mescolare con cura. Anche in questo caso io non aggiungo altro zucchero perché sia la cioccolata bianca che le creme al pistacchio di solito sono già molto dolci, quindi per me non è necessario aggiungere zucchero, ma metteteci un dito e valutate voi se preferite aggiungere un po' di zucchero a velo, anche in questo caso. E adesso la chicca. A me la glassatura al pistacchio piace un po' granulosina perché mi ricorda appunto la consistenza dei pistacchi e quindi aggiungiamo anche nella glassa un paio di cucchiaini. Mettiamone tre, va, di farina di pistacchio e un pizzico di sale. Andiamo a mescolare e poi andiamola a colare sopra il nostro panettone pistacchione. Adesso lasciamo cadere sulla superficie della granella di pistacchio per rifinire la situazione. Una nevicatina di farina di pistacchio, non di zucchero a velo in questo caso, chiaramente. Poi sì, sicuramente per rifinire ancora di più, qualche pistacchio intero ci sta proprio bene, vero? Adesso sì, direi che il mio panettone pistacchione è pronto. Questo qui non è un panettone, questo qui è un trionfo. Adesso dovremo lasciar rapprendere perfettamente la glassa, lasciamola raffreddare bene, lasciamola indurire, dopodiché possiamo togliere la copertura intorno e poi per gustarlo io vi consiglio di aspettare almeno 24 ore perché solo allora saranno più intensi tutti quanti gli aromi che avete inserito all'interno. Adesso vi do qualche consiglio. Allora, dopo averlo sfornato lo potete anche imbustare così com'è e poi andarlo a farcire, a glassare al momento di consumare. Perché c'è chi prepara i panettoni e poi li consuma dopo una settimana, 15 giorni. Quindi potete anche fare così, imbustarlo semplice e poi fare farcitura e glassatura alla fine. Seconda opzione, potete fare questa glassa tranquillamente perché questa qui si conserva, la potete far raffreddare e quando sarà perfettamente indurita lo potete chiudere nella busta e conservare così com'è e poi farcirlo al momento di servirlo. Però ecco, per quanto riguarda la farcitura, quindi la farcitura interna, quella lì non la potete tenere in una busta a temperatura ambiente per 15 giorni perché c'è il mascarpone, ok? Quindi, quanto riguarda la glassa, non c'è problema, lo potete o imbustare semplice o glassato e conservarlo. Per quanto riguarda la farcitura, quella lì no, la dovete fare all'ultimo momento. Potete fare i buchi sopra la glassa se l'avete già glassato e farcirlo tanto, sinceramente basta chiuderla con un po' di granella, non se ne accorge nessuno, oppure semplicemente lasciarlo semplice, glassato, preparare la vostra farcitura in un barattolino e poi servire il vostro panettone con il barattolino con la farcitura da spalmare sulle fette, molto molto semplicemente. Se non volete inserire alcol in busta, potete conservarlo e consumarlo fino a una settimana. Non vi consiglio di tenerlo di più perché poi un pochettino col passare dei giorni il vostro panettone tende un po' ad indurirsi. Se volete farlo durare più a lungo, dovete spruzzare all'interno del sacchetto dell'alcol alimentare, quello per capirci che si usa per il limoncello, così dura molto più a lungo. Mi dicono anche un mese, anche se io sinceramente non ho mai preparato i panettoni un mese prima di Natale, di solito li preparo una settimanella prima e li consumo freschi. Ok, adesso vi ho dato tutte le informazioni, ci vediamo domani per l'assaggio. Non vedo l'ora.
Eccomi tornata. Secondo voi ho potuto aspettare 24 ore? Secondo voi Orso mi ha permesso di aspettare 24 ore? Ecco che si aggira. Insomma, è fredda la glassa, insomma, quando tagliamo? Insomma, si può mangiare? Insomma, sbrigati a finire il tutorial. E quindi niente, va bene, lo taglio prima. Ma voi non lo fate, eh? Voi cercate di resistere. Prima di tagliarlo vi dico le cose che vi ripeto in tutti i video che qualcuno si sarà anche annoiato di ascoltare, ma lo devo fare. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Accendi la campanellina per essere sempre informato su tutti i video che posto. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel like qui sotto e scrivimi i tuoi commentini. E poi vienimi a cercare e seguimi anche su Instagram e su Facebook. Mi trovi come Tu Valentina. Nell'info box qui sotto nella descrizione del video trovi il link per ordinare i miei libri dedicati al lievito madre, trovi anche il link diretto del mio store ufficiale con tutti i gadget, della vetrina di Amazon con tutti gli accessori che utilizzo nei miei video, tricche e ballacche. Ok, vi ho detto tutto, adesso taglio e assaggio questo splendore. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Sono troppo curiosa. Devo subito assaggiarlo, immediatamente. Ah, voglio prima vedere com'è la mollica. Oddio, com'è soffice. Com'è bello soffice, aiuto. Com'è buono, mamma mia. Assaggiamo anche un pezzo con la farcitura. Madonna. No, ho provato. Madonna. Guardate la meraviglia di questa mollica. Vabbè, una cosa proprio spaziale, eh? Io mangio. Guardate qua che cos'è, guardate qua che cos'è. Qualcuno vuole un morso? Ma vi riuscite a capire quanto è buona questa cosa qui? Vi prego, provatelo. Dovete provarlo, assolutamente dovete provarlo. Sto godendo proprio. Sto godendo. Orso, per caso ne vuoi un pezzettino? Arrivo. Ok, la prima fetta è stata fatta fuori e credo che continuerò così. Ok, io non ho altro da aggiungere. Se avete voi qualcosa da aggiungere, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti. Hai finito? Sì. Sei sicura? Sì. Posso delicatamente non sto registrando una fettina di piccolo? Vediamo un po', Metto a posto gli stacchi. Ti piace? Magari se togli la carta. Ah, stavo mangiando anche la carta io. Pensavo fosse carta al pistacchio. No, non è, aspetta, appoggiati. Togli la carta, togli. È un po' lordolone, direi. È abbastanza lordolone per i tuoi gusti. Buono, buono. Adesso che ci facciamo con tutto sto momento? Non ti preoccupare. Lo regaliamo a qualcuno. Lo regaliamo a zio. Non lo possiamo mangiare tutto noi a colazione. Buono. Buono, ti è piaciuto.